Cari amici, avrete saputo che nei giorni scorsi a Monte Silvano si è svolta una assemblea, un convegno ecclesiale regionale, dove tutti i vescovi delle diocesi di Abruzzo e Molise, con un consistente numero di rappresentanti delle proprie diocesi, almeno una ventina, con i responsabili regionali degli uffici pastorali, quello della scuola, del lavoro, della liturgia, della carità, della famiglia, si sono dati appunto appuntamento per una riflessione molto bella, una domanda. Sogniamo noi una Chiesa, questa Chiesa? E questa frase ci è stata detta e consegnata da Papa Francesco nel mese di novembre 2015 in occasione della quinta Assemblea Nazionale delle Chiese d'Italia. Ebbene, sogniamo come? Quella Chiesa descritta nella Evangelii Gaudium. Una Chiesa in uscita verso la famiglia, verso i giovani e verso i poveri. Ci siamo fermati nella riflessione su queste tre prospettive, tra queste uscite, che costituiscono delle reali urgenze per la nostra società nazionale e anche regionale. La famiglia, perché riscopra la propria vocazione, la propria identità, il proprio apporto alla vita sociale. Sembra esserci uno scollamento pauroso tra la vita della società, che va in una direzione, e la vita della famiglia, che si sente sempre più abbandonata. E vediamo il numero della popolazione che tende sempre più a diminuire perché non si fanno figli, non si mettono al mondo figli. Dico subito, ma non è una questione di cattiveria o altro, non voglio assolutamente puntare il dito contro nessuno, ma è per una sorta di sfiducia, mancanza di speranza o paura di responsabilità più grandi in vista della crescita, dell'educazione, della formazione dei figli. Ma che questo non nasconda però una sfiducia nella capacità di amare, dove questa parola non è il sentimento passeggero di una canzone da festival, dove amare diventa un'esperienza profonda, radicale, che coinvolge due persone. Amare diventa un progetto di vita, un amore che ha il suo fondamento nel mistero della Trinità e che Cristo ha voluto comunicare, partecipare agli uomini, mostrando a tutte le creature, a tutti i suoi discepoli, che quel tipo di amore è un amore crocifisso e risorto, è un amore radicato sulla speranza, nonostante tutte le difficoltà, nonostante tutte le incomprensioni, anche il rifiuto a volte, ma l'amore che è sorto ed è nutrito dalla fede e dalla speranza, è un amore che ricostruisce, che si riapre alla vita, è un amore di cui la nostra società ha bisogno. I giovani sono il futuro. Sognare una Chiesa attenta ai giovani significa rendersi conto che i giovani, riscoprendo la forza e l'entusiasmo della propria vita, non si sentano, potrei dire, tagliate le ali davanti alla mancanza del lavoro, davanti alla mancanza di prospettive di realizzare anche i sacrifici, coloro per esempio che si laureano, che acquistano già una capacità professionale di un certo livello e poi non trovano nessuna occupazione.
I giovani che devono recuperare questo senso dell'amicizia e questo senso del coraggio. Andiamo avanti, non ci ripieghiamo su noi stessi. Ed infine è una Chiesa che sogna l'attenzione ai poveri, dove il povero non diventa colui al quale ci si rivolge, il povero diventa anche protagonista della società. Perché non si tratta solo di dare o di fare l'elemosina, si tratta di rispettare la dignità dell'altro che si trova in difficoltà, perché questo altro è un mio fratello, è una mia sorella, e io devo farmi carico della sua difficoltà e per quanto possibile, come singolo o come comunità, alleviare una difficoltà con delle proposte concrete. Ecco il progetto Caritas, il progetto dell'Emporio della Solidarietà, il progetto di Un'ora per te. Sono risposte piccole, parziali, ma molto concrete, proprio perché tanta gente non si senta né dimenticata né abbandonata a se stesso. E l'impegno che come vescovi della regione ecclesiastica di Abruzzo e Molise abbiamo preso insieme a tanti laici, a tanti sacerdoti, tanti collaboratori per dare un volto di speranza alle nostre diocesi e a questa regione.